Criminalità mafiosa a parte, qual è la prima emergenza di Messina? Criminalità mafiosa a parte, noi abbiamo due grossi problemi. Uno in qualche modo connesso alla criminalità mafiosa ed è il traffico di stupefacenti, perché a tutti i livelli noi registriamo un significativo incremento di questo tipo di attività criminali che hanno poi un indotto sulla cittadinanza in termini di crimini violenti e di danneggiamento delle giovani fasce della popolazione. Poi l'altro problema è la tutela di quelle che noi chiamiamo le fasce deboli, quindi donne, minori, perché purtroppo il tema della violenza sulle donne è un tema che continua ad essere fortemente attuale in città come in tutto il paese. Su questo noi, ma le forze di polizia con noi, cercano di dare il massimo in termini di sforzi per limitare un fenomeno che però ha anche radici culturali e che quindi richiedono l'impegno di tutti. La scorsa notte si è verificato un episodio a Tremestieri che potrebbe essere riconducibile al racket, ancora si sta indagando, c'è anche un allarme in questo senso, una ripresa del racket? Ancora si sta indagando, quindi questa è la parola. Dopodiché siamo sempre attenti a questi fenomeni. Il racket in realtà non ha mai smesso di esistere e mira a determinate attività economiche e cerca da queste attività di ottenere il massimo in termini di pizzo, di protto all'estorsione. Di più naturalmente su questo non posso dire. Quali sono le attività che sta svolgendo la Procura, se ne stanno svolgendo nei confronti dell'emergenza creata dalla guerra? L'emergenza creata dalla guerra è un fatto talmente enorme rispetto al quale in questo momento i compiti sono più delle autorità amministrative, accoglienza dei rifugiati, attenzione ai loro problemi. La Procura è un ufficio in questo caso per fortuna in seconda linea, ma attento a quello che può verificarsi, in particolare lo sfruttamento di questa popolazione di profughi che è costituita in larga parte da donne e da bambini. Su questo naturalmente tutte le strutture dello Stato sono attente e anche l'ufficio che io dirigo.